Se volete vivere da soli e quindi essere indipendenti, questo video fa proprio al caso vostro. Infatti, oggi vi andrò a spiegare un po' com'è vivere da soli a 19 anni. Ormai sono praticamente 9 mesi che vivo da solo e a pensarci non mi sembra vero, perché effettivamente è da ben 9 mesi che vivo da solo contando esclusivamente sulle mie forze. E grazie alle mille avventure barra disavventure ho imparato veramente tante cose e piano piano col tempo e con l'esperienza sto capendo come vivere da solo. Un aspetto sicuramente molto interessante è il rapporto con la solitudine. Infatti vivendo da soli piano piano si impara anche a stare in compagnia di se stessi. E per me questa è stata una novità, perché vivendo per 18 anni della mia vita con i miei genitori ho dato sempre un po' per scontato l'avere in casa sempre qualcuno con cui parlare, con cui comunicare quotidianamente quando volevo. Invece questo mi sono reso conto vivendo da solo che non è una cosa scontata. E poi ho anche imparato a godere della mia compagnia, che forse detta così sembra una cosa un po' strana, però effettivamente è come se fossi sempre in compagnia di me stesso. In definitiva, vivendo per un po' di tempo da solo, ho anche preso più cognizione di me stesso come individuo. Senza contare che adesso che vivo da solo, ho anche imparato ad apprezzare ancora di più i momenti in cui sono in compagnia degli altri. E poi non avete idea dei mille problemi che bisogna affrontare quotidianamente in casa, e appunto vivendo da solo devi affrontarteli da te, senza alcun aiuto. Per adesso, ad esempio, sto cercando di combattere, perché ho un problema alla caldaia che perde veramente un sacco di acqua, e sto cercando di risolvere, ma veramente un casino. E poi imparare a gestire situazioni nuove e complicate fa parte anche di un percorso per inserirsi finalmente nel mondo degli adulti. E nonostante le difficoltà iniziali, piano piano sono riuscito a risolvere tutto, e col senno di poi vi posso dire che comunque ogni problema in qualche modo è affrontabile. E poi, se ci pensate, vivendo da soli le responsabilità aumentano a dismisura, perché effettivamente oltre a badare a noi stessi dobbiamo anche badare al nostro ambiente, a ciò che ci circonda. Quindi oltre a badare a me stesso devo anche badare alla casa, devo risolvere tutti i problemi che possono capitare. Tipo, ad esempio, quando è stato 5 mesi fa ho avuto un casino che praticamente la caldaia di nuovo perdeva, però questa volta tipo dai tubi, e quindi praticamente mi hanno dovuto distruggere tutta una parete, un casino. Però comunque è stato veramente un periodo difficile, perché oltre a studiare per l'università dovevo anche combattere con questa situazione in casa. Però nonostante questo, piano piano diciamo che sono riuscito a gestire la situazione e a risolverla. E poi mi sono reso conto anche di quanto sia complicato gestire una casa esclusivamente da solo, perché effettivamente ci sono veramente un sacco di cose da gestire proprio materialmente ogni giorno che neanche consideravo, perché comunque prima, abituato a vivere con altre persone, i problemi si suddividevano. Invece adesso sono tutti a carico mio e quindi ogni cosa devo risolverla da solo. Però vi devo dire che le difficoltà più grandi le ho incontrate all'inizio, perché effettivamente stavo entrando in un mondo completamente nuovo e sconosciuto. Adesso invece, con l'abitudine e la pratica, mi viene tutto più semplice e naturale. E poi col tempo ho anche iniziato a imparare come pulire per bene casa, perché poi tra l'altro mi sono anche reso conto di quanto sia importante vivere in un ambiente pulito e ordinato. E quindi c'è quello sforzo in più giornalmente, o comunque magari una volta a settimana, di passare l'aspirapolvere, lo straccio con l'acqua e spolverare. È comunque uno sforzo in più. Però posso dirvi che questo sforzo in più per cercare di tenere tutto in ordine, pulito e sistemato, ti ripaga, perché è veramente una gioia vivere in un ambiente ordinato, pulito. Ti restituisce delle energie positive che poi rispendi in altre cose, ad esempio nel mio caso lo studio. E mi rendo conto anche che adesso sono veramente veloce a pulire, comunque ci metto molto meno rispetto a prima. Adesso in 2 ore alla settimana riesco a tenere la casa abbastanza pulita. Invece magari agli inizi perdevo veramente i pomeriggi interi per pulire per bene. Invece adesso sono diventato più veloce e più pratico, e questo chiaramente si ottiene con l'esercizio e facendo la stessa cosa per più volte. Invece un altro problema è stato abituarmi a pulire i piatti, che vi devo dire all'inizio è stato un po' un mezzo trauma. E diciamocela tutta, io quando vivevo con i miei genitori diciamo che non badavo troppo alle faccende di casa, e vi devo dire che all'inizio è stato difficile prendere l'abitudine di pulire i piatti dopo ogni pasto. E però piano piano, dopo diciamo il primo sforzo iniziale, poi è diventato tutto automatico. Adesso veramente in 5 minuti pulisco tutto. Però in definitiva vi devo dire anche che sono contento adesso di aver preso questa buona abitudine.
E la stessa cosa è accaduta con lo stirare e fare la lavatrice, e secondo me qui il punto in generale sta che ogni volta che noi ci approcciamo a fare un qualcosa di nuovo, quindi quando usciamo dalla nostra zona di comfort, è normale trovare delle difficoltà, però dopo un primo sforzo iniziale poi tutto ci viene più semplice e naturale. E quindi questo però è questione di pratica, un piccolo sacrificio iniziale, ma poi è tutto in discesa. E personalmente anche posso dirvi che per me è difficile, quasi impossibile, riuscire a fare un qualcosa di perfetto al primo tentativo. Ho bisogno di più tentativi anche per capire cosa sbaglio e quindi poi dove agire per migliorare. E poi se ci pensate, queste esperienze sono molto utili e servono, anche perché prima o poi dovremmo sempre imparare a stirare, lavare i piatti, pulire la casa, fare la lavatrice. Quindi in qualche modo magari ho accelerato un po' i tempi. Però sono cose che poi mi torneranno utili anche in futuro. E vivendo da solo, piano piano sto anche imparando a cucinare. E per dirvi, agli inizi più o meno posso dire di saper cucinare, o comunque sapevo scaldare quattro cose. Infatti, la mia dieta principale erano sughi già pronti, petto di pollo in padella e burger vegetali. E ancora non riesco neanche a capacitarmi di come abbia fatto a sopravvivere solo con queste tre pietanze per mesi. E comunque guardando qualche video ricetta su YouTube, piano piano sono riuscito a introdurre nuovi ingredienti, fare qualche ricetta in più e adesso vi posso dire, dopo qualche mese, sono ad un livello in cui so qualche ricetta in più e riesco a cucinare decentemente qualcosa ogni giorno. E per adesso la mia creazione più grande, più importante, sono i ravioli cinesi che ho fatto personalmente e sono venuti abbastanza buoni nonostante neanche avevo il mattarello, cioè tipo ho usato, sapete, la pellicola trasparente? Quella per impastare. Comunque ogni tanto mi studio qualche nuova ricetta e piano piano introduco sempre qualcosa di nuovo e il mio range di ricette è comunque sempre in piena espansione. E inizialmente vi devo dire che comunque vivere da solo è stato un po' un trauma, perché ho stravolto completamente i miei ritmi, i miei comfort e la mia vita in generale. Quindi inizialmente ho avuto grande difficoltà ad ambientarmi, ad adattarmi a tutte queste novità e quindi ci è voluto grande impegno, grande forza di volontà per superare queste piccole disavventure che comunque piano piano sono riuscito a gestire e adesso riesco comunque a gestire in generale quasi tutto tranquillamente. E secondo me sempre il punto sta lì. C'è quel piccolo sforzo iniziale per adattarsi alla nuova situazione, però poi alla fine tutto in discesa, superato quel piccolo ostacolo. E trascorsi 9 mesi vi posso dire che sono veramente soddisfatto di questa scelta e sono molto contento di me stesso per aver fatto questo passo in avanti. E il mio consiglio, se anche voi avete la possibilità di fare questa esperienza, è di provarci senza timore. Perché è vero, all'inizio è duro abituarsi, anche perché veramente stiamo stravolgendo completamente la nostra vita. Però superato questo scoglio iniziale, vi assicuro che la soddisfazione di poter vivere da soli è veramente impagabile. Detto questo, se magari avete domande, riflessioni su questo tema, fatele tranquillamente nei commenti. E se questo argomento vi interessa, vi chiedo di farmelo sapere con un mi piace, che magari in futuro vedo anche di portare qualche altro video, magari approfondiamo qualche altro aspetto, o magari vi spiego come gestisco la situazione dal punto di vista finanziario. Detto questo, vi ringrazio della visione, se siete nuovi del canale vi chiedo anche di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.